2020 che sta per iniziare è un anno molto importante, segnerà infatti la fine dell'ottava generazione di console e storicamente, quando si assiste ad un cambio generazionale, si assiste anche all'uscita di innumerevoli capolavori che fungono da canto del cigno per le console che stanno per andare in pensione. Sony, complice anche una partenza totalmente fallimentare di Microsoft, ha indubbiamente vinto questa ottava generazione e vuole chiudere in bellezza questi 7 splendidi anni con una serie di esclusive di altissimo livello. Andiamo a vedere le più importanti e più attese. Si parte con la prima bomba il 3 marzo, giorno di Final Fantasy VII Remake. Il capolavoro Square Enix, si è saputo recentemente, sarà un'esclusiva temporale PlayStation della durata di un anno. Quindi nel 2021, presumibilmente, sarà distribuita anche su Xbox e PC. Nella realizzazione di questo remake del capitolo indubbiamente più famoso della saga, è tornato Nomura in veste di character design e molti membri del team originale del 1997. Il gioco si è presentato nell'anteprima con un comparto estetico sontuoso e un sistema di combattimento decisamente action, ma ancora legato ad una gestione del party. Dal punto di vista narrativo ci saranno delle differenze rispetto all'opera originale, perché questo primo capitolo di Final Fantasy VII Remake, a cui ne seguiranno altri, tenterà di far confluire non solo quanto raccontato dal gioco, ma anche dai film, dai romanzi e dai giochi successivi sempre legati all'universo del gioco. L'attesa è altissima, resta da vedere quanto Square finora ci abbia venduto fumo e quanto arrosto. A 3 anni di distanza dal primo sorprendente capitolo, torna il Team Ninja con Nioh 2. L'action Souls-like sarà rilasciato in esclusiva a PlayStation 4 il 13 di marzo. Proprio su PlayStation è disponibile un open beta che ci ha dato modo di farci un'idea piuttosto chiara delle variazioni di trama e gameplay che questo secondo capitolo porterà. Innanzitutto, non impersoneremo più l'inglese William Adams, ma un personaggio creato totalmente da noi, che sarà metà umano e metà yokai, manifestando questa sua dualità in alcune trasformazioni che sarà possibile effettuare una volta riempita un'apposita barra. Il titolo sembra ancora una volta essere molto punitivo e farà sicuramente la gioia di tutti gli orfani della serie Souls. Il 31 marzo è il giorno scelto da Atlus per il rilascio di Persona 5 Royal. Quello che da molti è considerato gioco dell'anno 2017, premiato sulle nostre pagine con un sonoro 9,5, tornerà in una veste ampliata e finalmente localizzato anche in lingua italiana. Questa versione Royal introdurrà un nuovo semestre nella storia e affiancherà nuovi personaggi al gruppo del protagonista fin dalle prime battute. Un'ottima motivazione per l'acquisto sia per chi se lo fosse perso, sia per chi lo giocò al tempo. Dopo 7 anni di interminabile attesa, il 29 maggio The Last of Us Parte 2 sarà finalmente disponibile. Il primo The Last of Us nel 2013 ha rivoluzionato il mondo del videogioco, avvicinandolo al cinema come mai era stato fatto prima. E questo seguito, che ci vedrà come noto indossare i panni di una Ellie in cerca di vendetta, sembra voler fare lo stesso, ma questa volta sul lato gameplay. Le sequenze di giocato che si sono viste hanno lasciato tutti a bocca spalancata, sia per l'impatto grafico assolutamente fuori parametro, che per la dinamicità, il realismo e la crudezza del gameplay. Resta da capire se tale fluidità nelle movenze di Ellie e tale cura nell'intelligenza artificiale sia stato solamente frutto di un'eccezionale opera registica in sede di promozione, oppure sia una maestosa realtà. Quel che è certo è che The Last of Us Part 2 è il vero cavallo di battaglia di Sony che ci sta puntando tantissimo e nel bene o nel male farà discutere. Prevista invece per l'estate è la terza grande esclusiva Sony di quest'anno, ossia Ghost of Tsushima. Del nuovo pargolo di Sucker Punch, ossia i creatori di Infamous, si sa ancora poco in effetti e sono più che altro informazioni derivanti dai trailer diffusi. L'ambientazione sarà quella ormai un po' abusata del Giappone feudale del 1270 durante l'invasione mongola. Se graficamente ci ha impressionato fin da subito, qualche dubbio ce lo hanno fatto venire i combattimenti mostrati con guardie che si mettevano in fila per attaccare il protagonista come nei primi Assassin's Creed. È comunque ancora troppo presto per dare dei giudizi e bisognerà aspettare le prime prove con mano che, speriamo, ci saranno concesse nei prossimi mesi.
scorsi Game Awards è stato invece mostrato il trailer di uno dei titoli di lancio di PlayStation 5, previsto quindi per fine anno. Tecnicamente avremmo dovuto inserirlo nel video dedicato ai multipiattaforma, dato che sarà disponibile anche su PC, ma vista l'importanza e la sua esclusività console ne parliamo anche qua. Godfall, sviluppato da Counterplay Games e distribuito da Gearbox, sarà un action looter slasher, molto probabilmente in cooperativa fino a 3 giocatori, e da quanto è trapelato al momento dovrebbe puntare appunto su un looting selvaggio alla Destiny e su una forte personalizzazione del personaggio. Altro non si sa, se non che sarà un titolo pensato per PlayStation 5 e che, teoricamente, non dovrebbe uscire sull'attuale generazione di console. Chiudiamo con un altro titolo in uscita in un generico quarto trimestre 2020, ossia Yakuza 7, un capitolo che segna un punto di rottura con il resto della saga, innanzitutto per il cambio di ambientazione e protagonista. Passeremo infatti dalle strade di Kamurocho a quelle di Ijincho, un'ambientazione a detta degli sviluppatori 3 volte più grande della precedente. Altra importante novità sarà il totale rinnovamento del combat system, che passerà dall'action classico della serie allo strategico a turni in puro stile JRPG. Insomma, un rinnovamento radicale che potrebbe scontentare molti fan, ma anche aprire le porte di Yakuza ad un nuovo pubblico. Questa era l'ultima esclusiva importante fra quelle che al momento conosciamo in uscita nel 2020 su PlayStation. Altri giochi, magari in esclusiva per PS4 e PC, li abbiamo inseriti nel video dedicato ai multipiattaforma che uscirà a breve. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti.